abbiamo iniziato a trattare il tema di oggi sul disegnare un progetto umano con il professor Floridi nel convegno che abbiamo organizzato come Nuova Fiducia alla Camera a gennaio 2015. Pensare che non esiste soltanto la felicità dell'individuo, ma esiste anche la felicità, come dice Floridi, del pianeta. Possiamo guardare al futuro con speranza? Perché guardiamo all'intelligenza artificiale soltanto come minaccia? Contiene dei rischi, ma contiene anche delle opportunità. Non siamo entusiasti tout court, ma possiamo forse lavorare per uno sviluppo che vada verso il bene comune. Si parla di secondo balzo in avanti dell'umanità perché questo potenziamento che sta avvenendo, l'intelligenza artificiale è solo una delle tecnologie abilitanti in grado di esercitare questo potenziamento, e questo riguarderà i destinatari, saranno più le capacità cognitive degli esseri umani, e questo porterà in qualche modo a un cambiamento che non riguarda solo il lavoro e le produzioni, riguarderà la vita. Cioè che quando si parla di intelligenza artificiale poi le cose non finiscono mai quasi bene, che se l'artista pensa all'intelligenza artificiale in genere la pensa in termini di incubo, di castello di Kafka, bellissimo, su che insomma ci sia una visione sicuramente distopica della tecnologia, quella non dico che è facile, ma è quella un po' più, diciamo, di moda, ma che poi lo sforzo distopico noi oggi non lo percepiamo, non ce l'abbiamo, ed è un guaio. Ecco, in questo contesto allora, se si potesse spezzare una lancia a favore della povera filosofia, pensare un po' in termini più filosofici, di fondamenti e in tempi lunghi, potrebbe aiutare pragmaticamente ad avere a che fare con l'attuale difficoltà in cui siamo un po' tutti. Io ho l'impressione che il digitale è arrivato in concomitanza con la mancanza di un progetto. E allora noi abbiamo messo tutto insieme senza distinguere che quello che noi ci sta dando veramente un grattacapo è che la nostra società, a parte prometterti l'iPhone nuovo, l'automobile nuova, possibilmente, diciamo, un mutuo sulla casa, un lavoro e poi magari la pensione e poi no, togliti di mezzo perché arriva il prossimo, non ci dà una direzione molto lunga sulla speranza. Una conclusione che possiamo trarre da questa conversazione è che per affrontare l'era dell'intelligenza artificiale ci vuole molta intelligenza politica, ci vuole un'intelligenza progettuale, forse anche un po' di intelligenza emotiva.